nel senso che, come si vedrà successivamente, come in parte emerso dalle deposizioni precedenti di Benedetti e di Pazienza e come emergerà da altre deposizioni successive, vi è stato in quel periodo una rete di connessioni riscontrate da più fonti di tipo affaristico tra esponenti del clan andreottiano, della corrente andreottiana, esponenti della mafia ed esponenti della massoneria, quindi sono in particolare della P2. Questa testimonianza serve perché, incastrandosi con quelle precedenti e quelle successive, dimostrerà, ad avviso del pubblico ministero, quali erano gli effettivi rapporti degli esponenti della corrente andreottiana con la mafia e con la massoneria. Questa è la ragione della pertinenza di queste domande. Chi sono questi esponenti? Chi sono? Chi sarebbero? E allora, per quanto riguarda la criminalità organizzata, quello che si propone il pubblico ministero di dimostrare da questa testimonianza, però coordinata con le altre precedenti e successive, sono i rapporti tra il finanziere Ravello, l'avvocato Tommaso Addario, che ricorderemo anche come esponente della Banca del Civino, già risultante questo dalla deposizione di Benedetti, i fratelli Vilfredo e Claudio Vitalone, con Pippo Calò. Ti dobbiamo sentire. Io chiederei di iniziare con il test Emilio Pellicani. Ci accomoda il test Pellicani. Pellicani Emilio, annuale, provincia di Venezia, il 21-6-1940. Dunque io ero prima funzionario dell'IVA, poi un giorno del 1970, nel dicembre 1970, mi fu presentato Carboni Flavio ed entrai a far parte del gruppo di Carboni Flavio. Da lì ho avuto tutta una serie di situazioni di carattere imprenditoriale, conoscendo personaggi del mondo finanziario e del mondo imprenditoriale. Il lavoro di Flavio Carboni era quello di costruttore e di imprenditore su acquisto e vendita terreni, soprattutto in Sardegna e Castiglioncello, Livorno. Dunque, Carboni inizialmente aveva trattato con Castiglioncello, con Befani, che era il presidente della Fiorentina ed era... Il nome? Befani, Enrico Befani. E poi successivamente operò con lei Florent Ravello, col dottor Locatelli. Lei ha parlato anche del Marchese Guglielmi. Marchese Guglielmi di Vulci, sì. Ricorda sia il professor Florence Lei Ravello? Sì, io l'ho detto Florence Lei Ravello. Come avviene, quando e come avviene il suo ingresso nel cosiddetto gruppo Carboni? Dunque, il mio ingresso da 70 a 73 è stato un ingresso saltuario, cioè una collaborazione saltuaria. E quello definitivo avviene nel 1973, se non ricordo, dove vengo nominato amministratore delle società di Castiglioncello, che prima ho menzionato. In quel periodo lei era a conoscenza del fatto che il Carboni aveva già dei problemi con degli usurai? Sì, perché li aveva dichiarati. Sì, ricorda certo. Quali erano? Dunque, Domenico Balducci, c'era Proiettaldo, Angelini Filomena, Annibaldi, che non mi ricordo, Pietro, mi pare può, che era può il darsi che si chiamasse Fausto? No, quello viene dopo. Uno si chiama Annibali, quell'altro Annibaldi. Ecco. Ed era il marito dell'Angelini Filomena. Andiamo un attimo sul Florence Lei Ravello e sul Balducci, personaggi che già erano in contatto con il Carboni già in quel periodo. Lei era già allora a conoscenza dei rapporti intrattenuti dal Balducci e dal Florence Lei Ravello con esponenti della criminalità organizzata? No, perché noi Balducci lo conoscevamo solo come usuraio, tutto quello che
siamo venuti a conoscenza, lo siamo venuti a conoscenza dopo la sua morte. Non avevamo mai avuto nessun, diciamo, come si può dire, segno tangibile che lui si sapeva che era della piccola criminalità, dei ladri, dei borseggiatori di campo di fiori. In quel momento lei non era a conoscenza, no, di questo. No. E per quanto riguarda l'esistenza di rapporti tra Florence Leigh Ravello e Pippo Calò, lei ne era a conoscenza allora? No, no. Credo che sia stato presentato perché soggiornò a Porto Rotondo con Balducci e Dio Tallevi, e siccome Florence Ravello andava giù in Sardegna è probabile che gliel'abbia presentato. Quindi ecco, ricorda un attimo questa presentazione in cui troviamo il Florence Leigh Ravello in compagnia di Balducci e di Dio Tallevi. Sì, come no. Ricorda un attimo questo episodio. In Sardegna, perché Balducci, essendo l'usuraio, diciamo, capo di tutti gli altri che prestavano i soldi, a un certo punto, per farsi bello con Ravello, disse a Ravello che lui, vivendo costantemente a Roma, vicino a Flavio Carboni, avrebbe potuto vedere e verificare le cose che faceva Carboni. Per cui un giorno, mi pare del 1974, i primi del 75, il Balducci, mentre Carboni era a colloquio con il Ravello al Grand Hotel, si presentò e da allora entrò sempre più nelle vicinanze di Ravello, per cui Ravello, credendo di prendere due piccioni con una fava sola, diede incarico a Balducci di vigilare su Carboni. Era a conoscenza del fatto che il Dio Tallevi era legato specificamente a Pippo Calò? No, lo scoprimmo, cioè questo lo venimmo a scoprire nel 1980. Però siccome a noi, io conobbi il Pippo Calò, ma a noi fu presentato come Mario Agliaoro. E da chi vi fu presentato? Ci fu presentato da Balducci in occasione di un'operazione chiamata l'operazione Siracusa, per il salvataggio del porto di Siracusa e della piana di Ortigia. Sempre con riferimento al tema dei rapporti tra Carboni e Florence Leigh Ravello, e passando agli anni 76-77, questi due ebbero un ruolo anche nel cosiddetto scandalo Italcasse-Caltagirone? Sì. Ecco, quando e perché Florence Leigh Ravello decise di disfarsi del suo cosiddetto patrimonio sardo? Decide di disfarsi del patrimonio sardo soprattutto dovuto alla morte del figlio. Allora, un po' perché fu convinto da Balducci e un po' perché appunto c'era la causa della morte del figlio. Questa vendita, chi avviene di questi beni di sardi del Florence Leigh Ravello? Dunque, una parte viene venduta a Romano Comincioli, ma su ideazione... Vuole ripetere il nome? Romano Comincioli. E su suggerimento di Carboni, cioè era un contratto fadullo, in realtà non era un contratto reale. Fermiamoci un attimo. Prego. Chi era Romano Comincioli? Romano Comincioli era un uomo di fiducia di Silvio Berlusconi ed era direttore della Generale, no direttore, amministratore unico della Generale Commerciale, che poi fu quella che fece l'operazione per tre società. Mi scusi, e come vengono in contatto il Lei Ravello con il Comincioli? Attraverso la presentazione di Carboni. Perché lei ha parlato di contratto fasullo? Perché Carboni, vedendo che Balducci stava prendendo la massima parte, allora ideò questo contratto affinché non venessero depauperati almeno una parte del patrimonio. Quindi in un certo... io vorrei fare la domanda in termini diretti. Mi scusi, questi beni, al di là dei contratti, nella sostanza,
questi beni che poi furono acquisiti con contratto da Romano Comincioli appartenevano tutti a Romano Comincioli o continuarono sostanzialmente ad appartenere ad altri? Continuarono a appartenere a Flavio Carboni, di cui una parte fu ceduta, perché devo un po' fare una premessa. Per l'acquisizione di questi beni furono dati 1.800.000.000 di effetti generale commerciale, di cui Romano Comincioli era amministratore unico. A questo punto l'accordo era che Romano Comincioli firmasse questi effetti, ma chi doveva pagarli? Doveva pagarli Flavio Carboni. Se non che quando ci fu la scadenza degli effetti, Carboni non era in condizione di pagarli. E allora Romano Comincioli, non potendoli pagare neppure lui e non volendo essere protestato, ricorse a Silvio Berlusconi. Ecco, ricorse in concreto con reperendo quali denari e cose? 1.800.000.000, sì. Cedendo al gruppo che allora si chiamava Edilnor le tre società Suratane, Pratoverde e Suppinnone e Sapoderata. Lei ha quindi già parlato del ruolo di questo Romano Comincioli in questa vicenda. Vuole riferire ora quale fu il ruolo del Comincioli nella cosiddetta operazione Olbia 2? Dunque, Romano Comincioli nell'operazione Olbia 2 era il mediatore tra Flavio Carboni e Silvio Berlusconi. Ecco, vuol riferire, sia pure sinteticamente, questa vicenda dall'inizio di tutta l'operazione Olbia 2. Come comincia questa operazione Olbia 2? Chi la propone a chi? E come si avvia sinteticamente nei passaggi essenziali? Dunque, l'idea è di Flavio Carboni, che ne parla con Romano Comincioli, il quale a sua volta si reca da Silvio Berlusconi dicendo c'è la possibilità di reperire circa 600 ettari di terreno a Olbia Sud per fare una grossa operazione di carattere imprenditoriale, con costruzione di villaggi, con poi tutte società di cose indotte, barche e così via. Mi scusi, questa intesa viene perfezionata inizialmente in un incontro diretto tra i soggetti interessati? Sì, viene perfezionata nel marzo del 1980 al Grand Hotel. Grand Hotel di? Di Roma, sì. Tra Flavio Carboni, Romano Comincioli e Silvio Berlusconi. Che investimenti prevedeva l'operazione Olbia 2? Come acquisizione di terreni circa 25 miliardi, come sviluppo di gran lunga molto ampio. I soggetti interessati all'operazione fecero un sopralluogo in Sardegna? Sì, fecero un sopralluogo in Sardegna, dove ero presente anch'io. Era presente anche lei. Fedele Confalonieri. Chi c'era a questo sopralluogo? C'era Foscale, che non mi ricordo il nome. C'era Federico Confalonieri, mi pare si chiama. Fedele forse. Fedele Confalonieri. C'era il ragionier De Martino, che era il contabile del gruppo. C'era Silvio Berlusconi, c'era Romano Comincioli e Flavio Carboni. E c'era lei stesso. C'ero io. Ecco, il primo, complessivamente andiamo per sintesi, negli anni 80-81 quale fu il flusso complessivo di finanziamenti in denaro dal gruppo Edilnord al Carboni? Al gruppo Carboni? Sì, sì. 21 miliardi. Ecco, nel contesto di questa cosiddetta iniziativa Olbia 2, Carboni fece delle spese per curare le cosiddette pubbliche relazioni, sì, con esponenti politici ed imprenditori. Comprò tre banche, poi di cui una è la Zingarella, comprata da Zingarelli, poi dal punto rosso 22 metri e motoscafo offshore 17 metri. Lei approvò queste spese? No,
E cosa le disse Carboni? Mi disse che erano necessarie per le pubbliche relazioni. E pubbliche relazioni con chi? Cioè a disposizione di chi venivano poste questi natanti? Venivano messe a disposizione di varie persone, tipo l'onorevole Pisano, Roberto Calvi, allora presidente del Banco Ambrosiano, poi anche Silvio Berlusconi, mi pare, Romano Comincioli stesso. L'onorevole Corona? L'onorevole Corona. E l'onorevole Roic? Armando Corona. Complessivamente, in questa fase, quanta estensione di terreno viene acquisita nelle zone di Olbia? A Olbia Sud, tra Olbia Sud e Olbia Nord, credo che vengano acquisite circa 300 ettari, se non me lo ricordo. Ecco, a un certo momento, come si interrompe questo rapporto Carboni, Comincioli, Berlusconi? Ah, dunque, questo rapporto si interrompe perché il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, attraverso la lagnanza di un venditore che si chiamava Tonti, che si recca al gruppo commerciale, dice che non deve ricevere ancora 550 milioni, mentre Berlusconi aveva già erogato i soldi, e da allora lì iniziano i dubbi, fanno alcune verifiche e scoprono che Carboni, assieme a Comincioli, anziché vendere al prezzo reale, avevano aumentato il prezzo. E allora lì ci fu una quasi rottura, ci fu un incontro tra Fedele Confalonieri e Carboni, che allora aveva saputo che già c'erano contatti con Roberto Calvi, e per vedere di rivendere quei terreni, in quanto i Berlusconi si dichiaravano non più interessati, per rivenderli attraverso il Banco Ambrosiano a Carboni.